che lo scopo appunto era quello di creare ed esportare la pizza napoletana qui in Thailandia e educare un po' la cultura della pizza. Ho iniziato come portapizza e da lì ho fatto la gavetta, come si dice a Napoli. Poi da lì mi sono innamorato della pizza. Ma venni in Thailandia per lavorare e poi sono rimasto e avevo già aperto un ristorante italiano, un ristorante, una trattoria romana, però ero innamorato della pizza, quindi nel 2014 sono andato a Napoli per imparare la pizza dall'Associazione Verace Pizza Napoletana e volevo ricreare la pizza napoletana, la cultura della pizza qua a Bangkok, perché non c'era. Quindi dopo questa esperienza ho capito il segreto della pizza napoletana che non c'è, che è solo artigianato e abbiamo aperto Peppina. Io ho vissuto a Napoli, sono thailandese d'origine, ma ho vissuto a Napoli, sono cresciuto, avevo 9 anni quando sono trasferito e da lì comunque Napoli. Siccome, ti ripeto, sono cresciuto a Napoli, quindi solo cosa è la pizza napoletana per i napoletani, per gli italiani, no? Quindi non è solo un piatto, un cibo, quindi è proprio l'orgoglio. Quando si parla di Napoli e dell'Italia si parla sempre di pizza, no? E io credo che mi sono molto legato alla città di Napoli e vorrei esprimere tutta la mia esperienza al popolo thailandese. Sì, siamo fortunati perché poi stando in Thailandia è colui che può comunicare ancora di più a tutta, proprio è diventato un ambasciatore della cultura napoletana e della pizzeria qui in Thailandia, quindi è stata una grande unione. Abbiamo fatto un grande lavoro per importare prodotti di piccoli produttori della regione e quindi è stato un gran successo e niente, ancora continuiamo e andiamo avanti con questo progetto che ormai è diventato una realtà consolidata qui in Thailandia e che ha aiutato anche altre pizzerie a crescere, quindi un po' tutto l'indotto è cresciuto, quindi questa è un po' la storia di Peppina.